Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap. Come vedete mi trovo a Napoli, a Piazza dei Martiri. Abbiamo appena terminato un'importante tavola rotonda tenutasi presso Confindustria Napoli. Abbiamo parlato di innovazione di sistema agroalimentare. Era presente anche il presidente De Luca, molti stakeholders, tra cui anche rappresentanti del mondo bancario e della grande distribuzione. Il messaggio che ne viene fuori è che dobbiamo fare sistema, è esattamente quello che ci siamo detti, è quello che è stato rimarcato anche dal presidente De Luca per enfatizzare la capacità delle nostre imprese di imporre sui mercati prodotti di qualità e che fanno bene alla salute. Intanto in questa settimana è continuato il percorso che stiamo facendo con le comunità montane, sono state verso quella del Terminio, quella del Partenio, quella di Montemaggiore e quella di Santa Croce. Abbiamo discusso delle problematiche tecniche che impediscono agli uffici delle comunità montane di rendicontare adeguatamente, abbiamo messo a disposizione la struttura regionale, insomma stiamo costruendo davvero un rapporto virtuoso con le comunità montane per avviare a soluzione l'annosa questione anche degli idraulico forestali. Abbiamo ottenuto varie riunioni in ufficio, innanzitutto abbiamo parlato del piano nazionale per l'agricoltura 2023-27, c'è stato anche il valutatore indipendente, abbiamo discusso della ventilazione delle varie misure, tenuto un tavolo verde ad hoc per perfezionare alcuni cambiamenti che abbiamo messo in campo soprattutto per le misure agroambientali. Ci sono state altre riunioni come quella su Gustus Napoli, un'importante fiera che si terrà nei prossimi mesi qui in questa città. Abbiamo tenuto una giunta importante nella quale è stato intanto varato il piano sociale da parte del presidente De Luca per venire incontro alle esigenze delle imprese e dei cittadini, ma abbiamo approvato anche per quanto riguarda le cose di competenza dell'assessorato all'agricoltura anche le commissioni per gli esami venatori. La vera good news di questa settimana è stata la pubblicazione dell'avviso relativo ai giovani del bando 2017 per il primo insediamento. Abbiamo dato il via alla procedura che di fatto avrà il 31 ottobre come start e entro la fine dell'anno auspichiamo davvero che ci saranno le risorse nelle casse dei giovani di questa regione. Con questa attività chiudiamo davvero una parentesi brutta che si era verificata negli anni passati e devo dire che in queste ore, grazie soprattutto alla grande determinazione del presidente De Luca, stiamo anche lavorando a individuare una soluzione per coloro che hanno anche avviato gli investimenti per la 411, stiamo pensando ad un avviso anche in quella sede, ma penso che nelle prossime ore ci sarà il presidente che darà un annuncio importante da questo punto di vista. Questa è stata anche la settimana della castagna, c'è stato un convegno internazionale davvero importante Eurocastanea a Montella, c'è stato anche poi il convegno nazionale a Portici, insomma abbiamo discusso di questo importante prodotto che dopo la crisi del cinipide si è ripreso alla grande e grazie anche ad attori vivacissimi si sta imponendo sui mercati, quindi un grande settore, una priorità per la nostra regione, una filiera importante sulla quale la regione Campania intende investire tanto. Ovviamente anche in questa settimana abbiamo discusso della questione della brucellosi, ci sono state varie riunioni col presidente, c'è stata anche la mia partecipazione alla conferenza internazionale sulla ricerca per la brucellosi, sono stato a Teramo, in quella sede ho avuto modo anche di rappresentare alla comunità scientifica l'esigenza di certezze che come istituzione avvertiamo debba esserci. Devo dire che c'è un clima di grande cooperazione, praticamente interloquito con tutti gli attori mondiali della brucellosi, ci hanno fatti complimenti per l'attività che stiamo mettendo in campo, ovviamente aspettiamo da loro ulteriori elementi per migliorare la nostra attività. Siamo a settembre, ovviamente le feste del vino sono sempre più frequenti, sono stato a Galluccio alla festa del vino di questa bellissima cittadina in provincia di Caserta, ma c'è stata anche Wine Art Festival a Napoli, ho partecipato all'inaugurazione, un ulteriore evento che mette al centro il vino e tutte le bontà agroalimentari della nostra regione.
Ancora tantissime cose ci sarebbero da raccontarvi, ma mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana. Il saluto particolare di quest'oggi va a due miei carissimi amici, uno che ho ritrovato e che vedo ogni tanto, che si chiama Vincenzo, e l'altro è Antonello, che merita un saluto particolare per la vicinanza che mi assicura quasi tutti i giorni. Ciao a tutti!